siamo tendenzialmente quello al tartufo, al peperoncino, qualcosa di simile, però gli aromi conosciuti. Sappiamo che gli antichi partirono in spedizioni alla ricerca dei mercati, alla ricerca di nuove spezie, alla ricerca di nuovi aromi. Quella è la spedizione di Alessandro, e le vittorie di Alessandro aprirono alla Grecia una quantità infinita di spezie e di aromi. In età, ancora nel primo secolo avanti Cristo, la conquista dell'Arabia Felix, con la convinzione che molte delle spezie venissero da lì. In realtà l'Arabia arrivavano le spezie di Ceylon, dell'India, della Cina, per cui anche quella era una via per le spezie. Conosciamo la presenza di profumi in tutti i nostri siti antichi, con boccette assire, egizie, fenice, greche, romane, alcune le abbiamo anche nei nostri musei, balsamari, contenitori da profumo, che fino a un po' di tempo fa erano ritenuti tutti per il profumo corporale, invece moltissimi sono boccette di profumi aromatici, anche di generi alimentari. Sappiamo come i profumi venivano fatti perché ce l'hanno raccontato gli altri. Abbiamo fonti in cuneiformi, abbiamo fonti iconografiche e papiri egizi, abbiamo prove archeologiche. Io non vado nel dettaglio perché credo che di queste abbiate già un po' parlato in passato. Questa è l'immagine di una fabbrica di profumi del 1800 a.C. a Cipro, dove sono stati individuati profumi con alloro, anice, bergamotto, per cui un agrume molto precoce, cannella, coriandolo, finocchio, lavanda, menta, mirto, origano, prezzemolo, rosa, mandorlo amaro, pino e tiberindo. Per cui tantissimi aromi a base d'olio. Olio riscaldato, e poi con degli alambichi veniva più volte riscaldato, non era proprio diciamo così distillato, ma era una forma primaria di distillazione. Non li avevo trascritti. Sappiamo dagli affreschi di Pompei, o anche dallo scavo delle ville di Pompei, come si producevano i profumi, dove venivano tenute le spezie, e via dicendo. Ma poi l'importanza che gli antichi davano agli aromi ce lo rivela anche la filosofia. Aristotele scrive gli aromi, Ippocrate basa moltissimi dei suoi consigli farmaceutici sugli aromi, Teofrasto è stato diciamo il primo che ha scritto, comunque il primo di cui ci rimane un intero trattato, che è sugli aromi. Alcune sostanze, dice Teofrasto, vengono mescolate per creare un profumo e stimolare l'olfatto, altre invece per soddisfare il palato. Gli uomini cercano nei cibi odori gradevoli. Ogni sostanza profumata si manifesta in un modo assai più chiaro quando si mastica, perché il cibo viene schiacciato e triturato e rimane a lungo in bocca. Plinio chiaramente conosce Teofrasto, e anche lui ha un'enciclopedia di sapere sugli aromi e sulle proprietà di queste piante. Teofrasto parla di osmai, che sono gli odori in generale, tutto ciò che è volatile, e di aromata, che sono invece i profumi più che usiamo in campo appunto gastronomico o farmaceutico. Diapasmata, mira e crismata sono invece i talchi profumati o i profumi ad olio, proprio per l'igiene personale, diciamo così, profumo per motivi prettamente edonistici. Plinio ci dice che gli elementi utilizzati nel fabbricare il profumo sono due: il succo e l'essenza. Il primo consiste nei vari tipi di olio, prevalentemente olio di oliva, ma anche olio di sesamo, olio di mandorle, a seconda del risultato che si vuole ottenere, mentre l'essenza è riferita agli elementi che sono astringenti e sono gli aromi. Le fonti greche e latine, solo fra quarto avanti e terzo secolo dopo Cristo, citano oltre 120 ingredienti. Ora, ovviamente, nel parlare a voi degli ingredienti, io ho dovuto tagliare, ridurre moltissimo. Vedrete che alcuni li salterò, però abbiate pazienza, ho dovuto scegliere secondo alcuni principi. Innanzitutto aromi che fossero usati anche nella tavola, perché non tutti gli aromi usati per profumo corporale o per scopi farmaceutici ci vengono usati anche in gastronomia, e anche aromi che avessero delle storie interessanti da raccontare, per cui abbiamo dovuto tagliare. Il primo, il nobile per eccellenza, è chiaramente l'alloro. L'alloro nasce, questo è un quadro del pollaiolo, Daphne che si trasforma in alloro per cercare di evitare l'amore indesiderato di Apollo.
la loro diventerà quindi la pianta sacra di Apollo. Apollo farà costruire i primi templi di Delfi con i tronchi dell'alloro. Le sacerdotesse di Delfi mangiano le foglie d'alloro perché l'alloro portava a loro la capacità di predire il futuro. Le menadi mangiano l'alloro per impazzire nel loro rito, diciamo così, dionisiaco. Afrodite, quando porta l'amato Adone per un amplesso amoroso, lo porta nei boschi di alloro. L'alloro ancora oggi è il simbolo della gloria, del successo, no? La laurea. La corona di alloro viene posta in testa ai vincitori, è il simbolo stesso della vittoria. Gli antichi si mettevano le corone in testa perché pensavano che mandasse via i temporali, o alcuni per coprire le canizie, si vergognavano di far vedere che avevano perso i capelli, si mettevano le corone d'alloro in testa. Perché gli antichi pensano che l'alloro abbia tante doti? E qui in tutte le piante vi darò anche degli elementi chimici. Eugenolo, linalolo, geraniolo e cineolo sono le componenti dell'essenza dell'alloro. È uno stimolante, un antisettico, un antibatterico, anticaduto dei capelli. Ed ecco forse perché se lo mettono in testa più che per i temporali, perché pensavano che gli aiutasse appunto a evitare di perdere i capelli. Attenzione alle bacche però, perché contengono cianuro di potassio e quindi non è il caso, gli antichi ne erano perfettamente, diciamo così, consapevoli. Addirittura Plinio ci dice che l'alloro manda via la sfortuna, la malasorte, quindi nelle case romane molto spesso davanti alla porta era piantata appunto un albero di alloro. Cesare e Tiberio sono quelli che più di altri imperatori sostenevano che li proteggesse dal temporale e dalla malasorte, per cui erano sempre informati da loro. Ed ecco che arriviamo al nostro pasto. Spessissimo la carne viene cotta ancora oggi con l'alloro, ma noi lo facciamo forse proprio per il piacere del sapore dell'alloro. In realtà tutte le proprietà antiparassitarie impedivano o rallentavano il decadimento, la putrefazione, non so come dirlo in maniera meno brutta, la degradazione delle carni, per cui le carni venivano messe a macerare nell'alloro e non solo. E moltissime erano le ricette, e sono ancora oggi le ricette che noi possiamo realizzare appunto aggiungendo queste foglie. Non solo quindi per un motivo di gusto e di sapore, ma per un motivo di salute. Questa è un'ombrellifera, non so se la riconoscete. Potrebbe essere tante cose, in particolare questa foto è anice, ma potrebbe essere finocchio o cumino, perché appartengono alla stessa famiglia e, anzi, a dire la verità, hanno proprietà tra di loro molto simili. Fin dalla prima antichità l'anice e finocchio e cumino vengono usati in ambito farmaceutico e in ambito alimentare. Quali proprietà gli antichi riconoscono all'anice? Innanzitutto nel mondo sirolo-londinese l'anice, la polvere di anice, assorbe la puzza dei piedi, e quindi i signori dovevano assolutamente farsi degli impacchi, perché siccome erano abituati a ricevere persone che si inchinavano ai loro piedi, i loro piedi dovevano profumare come dei, e quindi. Poi dicono le fonti assire che l'anice allontana gli spiriti maligni dal sonno. Perché? Perché ha delle proprietà calmanti e quindi induce al sonno, fa fare sonni tranquilli. Dicevano anche gli antichi, questo è Giorgione, che faceva venire il latte e che aiutava le donne a avere un ciclo regolare. Anice, finocchio e cumino, a me hanno riempito di tisane di finocchio quando dovevo allattare. Non so se era l'acqua o che, fatto sta cos'è, vero? Tanto sta che le ombrellifere vengono molto consigliate alle donne. E poi un afrodisiaco, perché inibisce l'alitosi. E quindi è chiaro che nel momento in cui vado verso un incontro amoroso, una delle prime cose che devo avere pulita e profumata è l'alito. E quindi gli antichi ribadiscono molto, prima di qualsiasi incontro, per favore, di prendere l'anice per evitare di avere l'alito pesante. Anetolo, metilclavicolo, acido anisico, terpeni sono gli elementi fondamentali di queste ombrellifere, sono stomachiche, cioè digestive,
sedative, antispasmodici e calmanti. Queste piante hanno poi degli estrogeni vegetali femminili. Questo ce lo dice la scienza oggi, gli antichi l'avevano capito pur non sapendo riconoscere. Ed ecco che il fatto di avere estrogeni vegetali femminili favorisce la formazione del latte e il ciclo. L'anice a dosi eccessive ebetizza, cioè proprio fa diventare un po' sciocchi, e quindi tendenzialmente si consigliano il cumino e il finocchio, che invece non hanno controindicazioni. Altra pianta, la pianta dei re. Basilico è la pianta dei re. Tendenzialmente nel mondo egizio e nel mondo orientale greco non gode di grandissima fama, perché è tendenzialmente legata a tutta la ritualità dell'imbalsamazione, per cui al mondo dei morti, tanto che anche quando si parla della tomba di Gesù si dice che quando fu sepolto fiorì basilico a tutto spiano sulla tomba del re. Era effettivamente l'erba del re, come dice il nome Basileus, il re in greco, e ne garantiva, diciamo così, la sopravvivenza. Evidentemente a un certo punto si è capito che aveva anche altre proprietà, perché nel mondo latino il basilico è l'arma fondamentale per la seduzione, per gli incontri amorosi. Anzi, Plinio ci racconta che le donne, quando dovevano dichiarare di accettare il corteggiamento di un uomo, si pinzavano sulla veste un rametto di basilico. Era proprio un messaggio: va bene, ci sto, sostanzialmente. Non dico in un altro modo, perché sapete. Ecco. Linalolo, estragolo, cineolo, canfora, eugenolo, pinine. Antisettico, tonico per il sistema nervoso, stimola la corteccia surrenale. Perché la mia testa cos'è la corteccia surrenale? Il surrene è l'organo responsabile principalmente della regolazione della risposta allo stress mediante la sintesi di corticosteroidi e catecolamine, tra cui cortisolo e adrenalina. Ora, il cineolo è proprio quello che più di tutti stimola il surrene e quindi è un fortissimo antistress, antidepressivo, tanto che gli antichi dicono che una goccia di basilico dona sempre l'allegria e la gioia di vivere in caso di malinconia. La gioia e la voglia di vivere è alla base dell'amore, e quindi chiaro che gli antichi lo considerano un afrodisiaco. Quando abbiamo perso queste consapevolezze che per gli antichi erano così scontate? È stato, scusate il mio pessimo romanesco, sono nata da genitori milanesi. A parte che il basilico ci incanta perché profuma meglio delle rose, c'ha certe doti medicamentose che in tanti mali sono a mano santa. Abbasta una tisana desta pianta che il mal de testa, coliche ventose, gastriti, digestioni faticose, malattie del vento le strapianta. Per via che sti miracoli che ho detto, in ciò la farmacia sul terrazzino, aperta giorno e notte in un vasetto. Dentro c'è uno speziale sempre all'opera che non pretende modulo e bollino e non c'è mai pericolo che sciopera. 1970 Aldo Fabrizi ne fa una poesia per dirci che il basilico ha tutte queste doti di allegria e doveva farne ampio uso perché evidentemente era la sua farmacia privata. Quindi è molto recente la perdita della memoria delle proprietà di questi aromi, purtroppo, e dovremmo davvero riprendere un po' di queste nostre conoscenze. Altra pianta, la camomilla, la mela del terreno, dice il nome in greco, madricaria perché anche lei è considerata una pianta estremamente favorevole al ciclo, alla riproduzione femminile e alla formazione del latte, per cui è la camomilla, la mela del terreno per le mamme sostanzialmente. Facilita il sonno, e questa è la dote che le riconosciamo più di ogni altra, è particolarmente utile per le abluzioni intime, e qui ho scoperto la storia del bidet, ma non ve la sto a raccontare perché è una storia molto lunga e molto piccante. E addirittura gli antichi la mettevano apposta sui sentieri perché è una pianta che se calpestata non muore, anzi si rinforza, lo stelo si rinforza e si riproduce, quindi la mettevano proprio sui sentieri per camminarci sopra e camminare sul profumo di camomilla. Quali sostanze? Alfa bisolvolo, gaiazulene, camazulene, epigenina, eupatuletina.
calmante, febbrifugo, antalgico, antisettico e antinfiammatorio, per cui ha anche lei moltissime doti. Altro aroma, cannella, cinnamomo cassia. La cannella di per sé si porta dietro un'infinità di leggende, di storie millenarie molto affascinanti. La più nota è probabilmente quella dell'Araba Fenice. Gli antichi, Erodoto prima e poi Plinio ne cita Erodoto, racconta che appunto gli spezieri si inventano un sacco di storie per giustificare l'altissimo costo della cannella. Cioè dicevano che per raccoglierla bisognava andare dove l'Araba Fenice aveva fatto il nido. La Fenice faceva il nido sulle rocce scoscese vicino al mare e faceva il nido solo con i rami di cannella. Allora mettevano dei grandi buoi, di cui la Fenice pareva fosse ghiotta, ai piedi di queste rupi. La Fenice si portava due nel nido, era troppo pesante, rompeva il nido e a quel punto cadeva la cannella a terra. Molto elaborato questo sistema. Comunque, la raccontavano in questo modo e che si andava così a raccogliere la cannella dal nido della Fenice. La Fenice sappiamo anche che muore ogni 500 anni di autocombustione nel suo nido che profuma di cannella e si rigenera da sola. Ecco che bruciare cannella nei funerali diventa fondamentale, perché come la Fenice resuscita, se brucio cannella al mio funerale anch'io, se viene bruciata cannella al mio funerale anch'io potrò rivivere, per cui è l'aroma della resurrezione. Quando si coglieva, chiaramente buona parte della, una parte, un terzo, ci dice Plinio, della cannella veniva bruciata seduta stante per Dio, per Apollo o per il Dio Sole in generale, perché era sua e bisognava ringraziarlo per il raccolto. Visto che costava tantissimo, poteva essere venduta a prezzi estremamente elevati, bruciare un terzo del raccolto ci dà l'idea di quanto fosse ritenuto per gli antichi importante l'offertorio, cioè ringraziare Dio per quello che, per quei due terzi che gli lascia da poter, diciamo così, vendere, via dicendo. Ora c'è un'immagine un po' schifida, ma mi serve per raccontarvi come presso gli antichi estraevano la cannella, cioè la corteccia, dall'albero. Avvolgevano i rametti in bistecche, diciamo così, di carne molto grassa. Perché? Perché i vermi della carne che si andavano creando nella putrefazione erano molto ghiotti del libro, cioè della parte interna dell'albero della cannella, ma disdegnavano la corteccia, per cui mettere lì i vermi voleva dire che i vermi si sarebbero mangiati tutto il legno e avrebbero lasciato lì la cannella. Questo cosa significa? Che la cannella è un ottimo elemento in cui lasciare la carne per impedire che la carne vada in putrefazione. Avevano capito gli antichi che i vermi della carne, che la putrefazione della carne, veniva rallentata dalla cannella. Ed ecco che moltissime ancora oggi, soprattutto per la carne di maiale, sono le ricette che prevedono l'uso di cannella. Ancora una volta, per noi è prettamente una questione di sapore, perché ci siamo scordati del perché. È anche vero che oggi abbiamo surgelatori e frigoriferi, per cui... Ma la carne, qualsiasi carne, da che l'animale muore, inizia a formare putriscina e carneficina, perché sono sostanze dannose per il nostro organismo. Per cui, quando comprate la carne di maiale, soprattutto, mettete due bastoncini di cannella sopra, se la lasciate in frigorifero, e così rallentate la degradazione della carne. Aldeide cinnamica, eugenolo, fenandrene, cariofillene, linaloro, metilamina. È un potentissimo antisettico e quindi ha una forte azione antiputrefattiva. È uno stimolante del sistema cardiocircolatorio e qui in maniera più esplicita è un afrodisiaco, una sorta di pillolina blu, diciamola così, nell'antichità, che funziona per gli uomini come stimolante del sistema cardiocircolatorio, ma questo anche nelle donne, soprattutto nel momento del parto, e per cui alle donne venivano date abbondanti tisane a base di cannella, o mela e cannella. Il cipresso, sempre verde, è un po' la versione maschile dell'alloro. Io non la conoscevo questo mito, nei video le metamorfosi sono tantissime. Non sapevo che appunto il cipresso era un giovane cacciatore amatissimo da Apollo,
Questo cipresso aveva un cervo addomesticato che amava molto e un giorno, per errore, cacciando, uccise il suo cervo. Chiese quindi a Dio, ad Apollo, che lo amava tanto, di dargli, di permettergli di fare in modo che la carne del cervo, che almeno il cervo non si riguastasse. E quindi Apollo lo trasformò in cipresso, perché il cipresso, anche lui, ha potenti doti di rallentare la putrefazione. Quindi se ne facevano i sarcofagi in legno erano fatti in cipresso, quindi nei cimiteri, ancora oggi, questa è un'immagine di Stagliero, non so se lo conoscete, è un bellissimo cimitero di Genova. Nei cimiteri c'era l'uso di mettere i cipressi perché prima delle varie zincate impedivano o rallentavano la degenerazione delle carni, molto semplicemente. Apicio lo usa come una delle armi per aggiustare la salsa di pesce quando si guasta, andata male. Sapete che il garum era costoso, poteva andare a male, e quindi suggerisce di aggiungere all'oro, l'abbiamo visto prima, il cipresso, un quartino di miele e gambi di levanda, per recuperare anche la salsa andata male. Tannino, e il tannino è l'elemento più importante di questo rallentamento della degenerazione, il dipinene, di carpene e terpineolo, quindi è un antitarmico, ora metti il cipresso negli armadi e via dicendo, antiparassitario, antispasmodico e forte deodorante. Anche lui estrogeni vegetali femminili e quindi rientra nel mondo femminile del ciclo della fertilità e via dicendo. Altra pianta è il ginepro. Il ginepro comune è sostanzialmente la pianta per eccellenza per i roghi sacri da mettere sugli altari. Il suo profumo era ritenuto uno dei migliori per offrire alla divinità. Apicio lo indica come una delle spezie fondamentali da non farsi mai mancare, e gli antichi ribadiscono anche un grande potere nell'allontanare i serpenti e quindi di tenerlo in cucina sempre o nelle aree abitate, frequentate della casa, sia appunto come elemento da aggiungere nei piatti, sia come agente contro, appunto, che tiene lontano i serpenti, non solo la pianta e l'odore, ma dalle bacche si estraeva una sorta di antidoto per il veleno di serpente. L'aliter assaturata è un maiale in salsa di ginepro, è una delle ricette a ginepro di Apicio. Plinio ce lo dice nel vino. Il sapore acido del ginepro ben si addice a tutta la selvaggina, alle carni in generale. Di pinene, di uniperina, di carbene, terpineolo, per cui un antisettico, un antiparassitario, un battericida, stomachico, quindi digestivo, sedativo, cicatrizzante, dimagrante. Dimagrante, interessante. Cicatrizzante va messo sui tagli, insomma, per far cicatrizzare in fretta questa, come molte altre spezie. La citronella, una pianta che conosciamo a forma di candela ormai, ma non so, io quando ho visto le foto, è quella, cioè, mai saputo. Dove l'erba fragrante veniva calpestata dall'esercito in marcia, tutta la campagna circostante si riempiva di un soave profumo. È Ariano che racconta la marcia dell'esercito di Alessandro in Gedrosia. Quando pensavo alla Gedrosia, ho sempre pensato a un ambiente ostile, Gedrosia, Racrosia, ti dicono che ne sono morti un sacco, montagne, gelo, freddo. Mai avrei pensato a campi che profumano di limone perché viene schiacciata la citronella, e qui le fonti sono utilissimi nel vederli lì, diciamo. L'elemento fondamentale è il citrale, e in quest'unico caso ho pensato di mettervi gli isomeri e di un'aldeide monoterpenica. Perché quando leggiamo gli ingredienti oggi, leggiamo EZ3,7 di metilottadienale. Vale a capire che il dimetilottadienale è la citronella, cioè, no? Ce la chiamano dimetilottadienale e è tutta un'altra cosa. Bello sarebbe sapere che è la citronella. Geraniolo, nerolo, limonene, linaloro. È quindi un potente antisettico e battericida, un digestivo e un repellente per gli insetti. Lo ricordiamo solo come repellente per gli insetti, tutte le altre proprietà le abbiamo dimenticate. Altra pianta nota, la lavanda. Ora, la lavanda mi presenta un po' di problemi quando io affronto le fonti antiche. Perché?
a Cipro 3800 anni fa, ma ha detto che è negli ingredienti dei profumi. Ma non è chiaro come venga chiamata nel mondo greco e nelle lingue bibliche, perché il nome lavanda è un nome latino, è il gerundio di lavare, perché i latini mettevano la lavanda in tutte le vasche, l'acqua per lavarsi, i saponi e via dicendo, no? È sicuramente un ecco, però quando vado a cercare nelle fonti antiche, probabilmente gli antichi lo chiamavano nardo, e adesso vedremo anche il nardo. La lavanda contiene geraniolo, pinarolo, tiborniolo, acido valerianico. È un battericida, un antisettico, un insetticida, un antiparassitario, un cicatrizzante, un tonico, un sedativo, rilassante, è contro il veleno dei serpenti, pura, ha un effetto stupefacente. È sicuramente tra le piante più preziose e polivalenti dell'antichità ed è impossibile non trovarlo nelle fonti. È proprio per questo che si pensa che sia il nardo, o perché è della stessa famiglia, è simile al nardo come pianta. Vedremo poi il fiore un po' diverso, ma le radicine sono molto lontane. Lo chiamano anche spigo o stecca. Una pianta così potente non poteva non essere nelle fonti antiche. E quindi se noi capiamo che lo chiamavano in un altro modo, nardo è il profumo per eccellenza e forse è proprio il nome che davano in alcuni casi alla lavanda. Il nardo, che poi è valeriano officinalis, non so se avete visto, l'acido valerianico è alla base della lavanda, per cui anche il componente chimico è lo stesso. Vi ho messo il disegno per curiosità e lo stemma di Papa Francesco, perché Papa Francesco ha deciso di mettere sul suo stemma un fiore di nardo, che è il simbolo di Giuseppe e che è il profumo simbolo della presenza di Dio, che lui ha voluto nel suo stemma papale. Una piccola nota, se vogliamo, contemporanea, mi ha incuriosito questa scelta molto particolare.